bentornati sul canale. Allora, oggi vi propongo questo nuovo make-up che mi piace tantissimo, in cui ho utilizzato diversi prodotti. Uno di questi è secondo me uno dei colori più belli di neve, e infatti è il colore principale, il colore fulcro, nucleo di tutto il make-up, ed è veleno di neve. È stupendo, un colore bellissimo, il mio preferito si può dire, anche perché sono tutti belli, quindi me ne piacciono diversi. Comunque, senza perdermi in chiacchiere, abbiamo queste labbra molto scure che spero vi piacciono, e in questo periodo vanno molto di tendenza e sono molto belle, soprattutto in queste giornate in cui piove tantissimo, quindi mi piaceva mettere un colore del genere sulle labbra. E niente, ho utilizzato qualche prodottino nuovo come il Make Me Blush della H&M, che vi consiglio perché ha anche un buon incio, oltre ad essere bello e vibrante. E niente ragazze, io spero che il make-up vi piaccia e che possiate utilizzarlo in qualche modo, o almeno che vi tenga compagnia. Se vi è piaciuto il video, e se vi piace, se il video vi piace, cliccate mi piace, non ve lo dimenticate, perché è bellissimo vedere un mi piace in più ogni volta che apro un video. E se non vi piace, cliccatelo, non mi piace purtroppo, però... Non lo dire, che ogni volta, cioè, che se non ti pare che ti mettono a scrivere... Ma lascia perché... fino. Sta Giselle solo un po' sottoisata. Zitta! Vengo. E quindi niente ragazzi, io vi lascio al tutorial e alla prossima. Allora, partiamo subito con la nostra solita base per ombretto, e io vado ad utilizzare lo Shadow Insurance di Too Faced, questo qui. Oggi vado ad utilizzare una palette che non avete mai visto finora, che è la mia Cocoa Blend di Zoeva. Mi piace veramente tantissimo, l'ho vista in tante foto, ne ho sentito tanto parlare finché non ho deciso di comprarla, e io l'ho acquistata sul sito di Douglas. Faccio vedere anche all'interno. Decido di andare a prendere innanzitutto un colore per andare a definire la piega dell'occhio. Vado a prendere uno dei colori neutri, quello diciamo più o meno opaco, anche se ha dei brillantini quasi invisibili, che è questo qui. Substitute for Love, e lo vado ad applicare nella piega dell'occhio sfumandolo leggermente in questo modo. Dopo aver sfumato questo color caramello molto caldo nella piega dell'occhio, con un pennello più piccolino, questo qui è della Zoeva, il 231, e vado a prendere il colore più scuro, opaco della palette, che si chiama Beans Are White, che è questo qui. Questa volta però, invece di tenermi proprio nella piega, di colorare la piega stessa, vado a tenere l'occhio aperto e vado a colorare leggermente sopra la piega, di modo da far sembrare la palpebra mobile un po' più ampia, quindi di darle più spazio. Tengo l'occhio aperto, vado a posizionare il colore e vado a sfumare. Prendo un pennello pulito, più ampio da sfumatura, il 217 di MAC in questo caso, e sfumo il colore. Dopo aver sfumato i due colori che ho applicato nella piega dell'occhio, vado a prendere un pennellino piatto e porto questi colori anche nella rima ciliare inferiore. Adesso, per quanto riguarda la palpebra mobile, decido di cambiare palette e vado a prendere questa che ho composto io, della neve, un colore bellissimo che si chiama Veleno, che è questo qui. Questo è un duochrome ed è una base marrone con l'iridescenza che va nel verde. È veramente stupendo questo colore, e lo applico con un pennellino piatto a lingua di gatto. Per ottenere il massimo della resa dall'ombretto, vado a tamponarlo su tutta la palpebra mobile, lasciando soltanto il primo terzo libero. Questo colore è veramente stupendo, mi piace tantissimo, è uno dei miei preferiti per l'eccellenza di neve. Dopo aver steso Veleno, vado a prendere
mezza estate, che è quest'altro bellissimo colore, un po' pescato che va nel rosa con delle iridescenze dorate, che è sempre un duochrome di neve, e lo vado ad applicare nel primo terzo dell'occhio che ho lasciato libero. Vado a sfumare due colori tra loro e con il pennello precedente li mischio. Adesso vado a creare una riga di eyeliner per intensificare maggiormente l'attaccatura delle ciglia. Il 100% Splash Proof, che è un eyeliner waterproof. E lo vado ad applicare creando una riga abbastanza sottile. Dopo aver steso l'eyeliner vado ad intensificare l'angolo esterno dell'occhio, proprio dove finisce l'eyeliner aggiungo un po' di colore scuro per far sì che ci sia più tridimensionalità, e vado a prendere la palette di Mulac prendendo questo colore qui che è un marrone opaco, cioè Coffee. Con un pennellino piatto invece vado a portarlo anche nella rima inferiore dell'occhio. Dopo aver piegato le ciglia vado a prendere il mio mascara False Lash Architect, che è questo qui, sempre in versione waterproof, e per intensificare l'effetto che mi dà e rendere le ciglia più piene vado ad utilizzare un trucchetto. Questo è il Volumizing Lash Powder, praticamente sono delle piccole fibre, ve le faccio vedere. Se sono della Essence, ma le troviamo anche di altri brand. Come si applica? Allora, bisogna applicare prima uno strato di mascara semplice, normale, e poi, prima che si asciughi, andare a prendere uno scovolino pulito e prelevare piano piano queste fibre appoggiandole alle ciglia, alle nostre ciglia. Dopo aver fatto questo si riva con un'altra passata di mascara e si fa asciugare normalmente. Otterremo queste ciglia molto più folte e definite. Allora, andiamo ad applicare quindi la prima passata di mascara. E prima che si asciughi prendo il mio scovolino e lo intingo nelle fibre. Vado ad appoggiarlo sulle mie ciglia e vado con un'altra passata di mascara. Ora, dopo aver ridefinito le sopracciglia, sempre con la mia matita della NARS Ipanema, vado poi a correggere le occhiaie e utilizzo il mio anti-cern, quello lì dell'Avril, nella colorazione Doré. Dopodiché, con il Deluxe Crease Brush delle Real Techniques, vado a stendere la mia miscela della Sveglia di Neve con l'1.0 Under Eye Concealer di Nabla. Corrette le occhiaie, stendo la mia base e applico il sublime fondotinta della Puro Bio nella colorazione 02. Ora prendo il mio blush e oggi utilizzo questo blush della H&M, questo è il Make Me Blush nella colorazione Sugar Coral. È molto molto carino, una bellissima colorazione ed è molto pigmentato. E poi ci tengo a dirvi che questi blush hanno un buon inci. Questa volta ho invertito dei passaggi e quindi vado adesso ad incipriare il viso con la mia cipria di Benecos Natural Compact Powder nella colorazione Porcelain. E la stendo come sempre concentrandomi nella zona T. E un po' sul resto del viso. Adesso passiamo alle labbra e oggi decido di applicare una bella tinta, non è un rossetto. Questa bellissima tinta della Wycon nella colorazione, vediamo un po', si chiama
nella colorazione numero 31. Comunque è un marrone che va nel vinaccia, molto molto scura, e per questo motivo andrò prima ad applicare la tinta e poi ad applicare anche la matita per contornare bene, per definire bene il contorno, perché comunque essendo anche molto scura non voglio che poi non vengano perfette le labbra, le voglio ridefinire per bene. Questa tinta è molto scura, però non è subito satura dalla prima passata, quindi ha bisogno di più strati. Questo comunque è anche un lato positivo, perché comunque ci permette di ottenere diversi risultati a seconda di quanti strati andiamo a fare, quindi è stratificabile. Ad esempio, se la lasciassi solo così, avrebbe dato un velo di colore, comunque molto bello e ultra matte. Devo dire che anche il pennellino è molto molto comodo e facile da utilizzare, perché ci permette veramente di ridefinirle per bene le labbra. Non è difficile andare anche soltanto con la tinta senza avere magari una matita per ridefinire. Io la utilizzerò appunto per avere un effetto ancora più perfetto, diciamo, per avere un effetto perfetto, però comunque andrebbe bene anche senza. Io ho avuto modo di provarne diverse e di testarle. Devo dire che sono molto belle, il colore è pieno e sono veramente matte. L'unica cosa è che testandole durante la serata e comunque mangiando, bevendo eccetera, dopo qualche ora tende ovviamente a togliersi al centro delle labbra. Però una cosa che non mi è, come quasi tutte le tinte comunque, tutti i rossetti matte eccetera, però non mi è piaciuto il fatto che si sgretoli, perché va bene che se ne va, perché comunque alla fine uno mangia con l'olio, magari le bevande eccetera vanno a rovinare la tinta, però non mi è piaciuto il fatto che si sgretoli proprio, diventi quasi una polverina, quella è una cosa abbastanza fastidiosa. Poi ovviamente per andarla a struccare cioè, va bene anche sia con uno struccante bifasico, con un'acqua micellare, con un latte detergente, va bene qualsiasi cosa, però se siamo in giro e non possiamo struccarla è un po' più difficile, cioè non abbiamo a disposizione delle salviettine o altro, è abbastanza difficile da togliere perché è veramente molto semplice. Io quindi mi sono ritrovata in una situazione del genere ed ho utilizzato un burro cacao. Praticamente ho applicato il burro cacao sulla tinta che volevo andare a togliere, poi una volta che la tinta praticamente si andava a sciogliere con la soluzione del burro cacao, ho tolto poi il tutto e si è tolto perfettamente, quindi è un buon metodo per toglierla quando non siamo a casa e magari non ci va più di avere queste labbra super truccate in giro. Detto questo, vado con un'altra passata perché la prima si è seccata. Con due passate comunque già potrebbe andare bene la colorazione, perché comunque il colore diventa abbastanza pieno. Ora già posso andare a ridefinire le labbra e poi, se voglio aggiungere un po' di colore ancora in qualche parte che magari è rimasta meno coperta, ci vado in un secondo momento. Quindi vado a prendere la mia matita Current di MAC e vado ad aggiustare magari le parti che non trovo ridefinite per bene. Mentre la colorazione della tinta è un po' più spenta, allora, un ultimo tocco, ragazze, con il mio Cristin di Nabla vado a colorare leggermente l'angolo interno dell'occhio per illuminarlo e per aprirlo ancora di più. E questo, ragazze, è il look finito. Io spero che vi piaccia, che possiate utilizzarlo, possiate ricrearlo per qualche occasione. Mi piace tantissimo perché comunque gli occhi non sono troppo troppo carichi, ma comunque sono presenti, anche se le labbra sono poi le protagoniste, perché comunque con questo rossetto sono la prima cosa che notiamo in questo make up. Ovviamente potete andare a sostituire il rossetto, come faccio tante volte, questa volta no perché voglio lasciare questo, però altre volte vi propongo qualche altro rossetto e magari comunque, come sapete, andate completamente a cambiare il risultato finale. E niente, io spero che vi sia piaciuto e alla prossima.